I 12 privilegi di Maria donati a Madre Costanza Zauli. Ecco come Dio ha reso la Vergine così potente. La serva di Dio Madre Costanza Zauli, fondatrice delle Ancelle Adoratrici del Santissimo Sacramento di Bologna, praticò e diffuse la devozione dei 12 privilegi di Maria Santissima esattamente dal 1924, proprio mentre lei soffriva fisicamente e moralmente. Nel suo diario scrisse: In quella benedetta visita, la Santissima Vergine mi insegnò la pratica dei 12 privilegi e mi ordinò di farla conoscere e di diffonderla perché è graditissima al suo cuore. Farne il ricordo, meditandoli mentalmente e recitando ad ognuno un'Ave Maria e la seguente preghiera di lode. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. Qui elenchiamo soltanto i 12 privilegi di Maria per chi non li conoscesse. Primo privilegio. Predestinazione di Maria. Secondo privilegio. L'Immacolata Concezione di Maria. Terzo privilegio. La perfetta conformità di Maria al volere di Dio. Quarto privilegio. L'eminente santità di Maria. Quinto privilegio. L'Annunciazione. Sesto privilegio. La maternità divina di Maria. Settimo privilegio. La verginità perfetta di Maria. Ottavo privilegio. Il martirio del cuore. Nono privilegio. Il gaudio di Maria alla resurrezione e ascensione di Gesù. Decimo privilegio. L'Assunzione in cielo di Maria. Undicesimo privilegio. La regalità di Maria. Dodicesimo privilegio. La mediazione di Maria e la potenza della sua intercessione.